Post 2021, la fiera della ripartenza continua. Ci troviamo allo stand di Gruppo Cimbali e siamo in compagnia del nuovo direttore generale, Enrico Bracesco. Enrico, benvenuto. Grazie, ma è un piacere essere qui con voi. Tu sei stato appena nominato direttore generale. Quali sono le tue skills? Qual è il tuo percorso professionale degli ultimi anni? Allora, io sono un ingegnere, quindi il background è tecnico, però ho sviluppato tutta la mia carriera, diciamo, i tratti salienti sono nel marketing e nelle vendite, prima di diventare direttore generale. Molto della mia carriera è stata all'estero, ho vissuto molti anni all'estero e quindi diciamo l'impronta che do al mio lavoro è sempre con un forte taglio alla internazionalità e alla diversità di culture, che per me è molto importante. D'altra parte non dimentichiamo che Gruppo Cimbali è una delle aziende produttrici di macchine professionali per il caffè più grandi al mondo. Avete oltre 700 dipendenti e negli ultimi 20 mesi, a causa dell'emergenza sanitaria, non siete rimasti con le mani in mano. Il vostro ufficio ricerca e sviluppo è rimasto estremamente attivo e quindi che cosa è accaduto? Noi abbiamo un team di ricerca e sviluppo che lavora sempre in maniera molto attenta a prendere tutti i trend del momento di innovativi e ovviamente a sviluppare la nostra strategia di lungo termine. E è accaduto sostanzialmente che abbiamo fatto investimenti importanti sulla diversificazione delle nostre gamme produttive e delle nostre soluzioni, concentrandoci sull'apertura di nuovi canali, di nuovi segmenti e diciamo il rilancio del nostro core business nell'Horeca. Questo ha portato sostanzialmente a questa gamma meravigliosa che c'è dietro di me per il marchio La Cimbali, la M200, che diciamo è il flagship, è il top di gamma con delle innovazioni molto importanti di prodotto, e ha portato all'introduzione nel marchio Faema di Faemina, che è diciamo il primo ingresso nel mercato di alta gamma delle applicazioni per il caffè da casa. L'abbiamo presentata con un'intervista alla loro brand manager e abbiamo potuto notare tutte le sue skills, le caratteristiche positive che ne fanno la regina tra le macchine da poter acquistare per il mercato domestico ma anche per il micro business. Voglio farvi notare un dettaglio che probabilmente vi sarà saltato agli occhi ed è questo display che è nella parte posteriore della macchina, attraverso il quale è possibile visionare qualunque cosa si desideri: comunicazione digitale, pubblicità, digital signage. Come vi è venuto in mente di sfruttare anche questa parte? Le macchine nostre, i nostri prodotti sono oggetti di design innanzitutto, e quindi in questo specifico design ci è stata data l'opportunità di ricavare uno spazio che poi è uno spazio di comunicazione al cliente che il barista o chiunque usa la macchina ha di fronte. Allora, questa, che sia una macchina, una postazione o N, anche centinaia, centralmente attraverso una piattaforma di comunicazione si può canalizzare qualsiasi messaggio si voglia. Questo l'abbiamo pensato per dare modo a chi deve gestire il proprio business di massimizzare le opportunità di ricavo, anche canalizzando messaggi promozionali, la promozione del giorno, le novità del giorno. Questo crediamo sarà molto apprezzato dai clienti che devono inventarsi sempre strade nuove per aumentare i ricavi. Diciamo non ultimo l'augurio al cliente di turno che festeggia gli anni o anche l'onomastico, perché poi non dimentichiamoci che quello del bar è un ambiente molto caldo, molto chiuso, fatto di relazioni tra amici che appunto poi si ritrovano all'interno di quell'ambiente. Certo, qui la creatività viene prima di tutto e quindi diamo al proprietario, al barista, la possibilità di essere creativo sia nel canalizzare offerte che nel accorciare le distanze con i propri clienti con delle iniziative simpatiche.
è il primo di altri esperimenti sulla parte posteriore della macchina? Ma diciamo che è un primo esperimento. Quello che conta per noi, diciamo, è lavorare anche sulla parte di comunicazione digitale. Stiamo creando un nostro cosiddetto ecosistema digitale, tale per cui lavoriamo per dare ai nostri clienti sempre maggiore opportunità di estrarre valore dai dati di utilizzo dei nostri prodotti che si generano ogni giorno, che possono essere anche di volumi importanti. Da qui nasce la nostra piattaforma che si chiama Art in Coffee, basata sul cloud, che quindi dà l'opportunità di avere un quadro di comando, quasi una torre di controllo sull'uso delle proprie macchine, e dà addirittura un ritorno di informazione per avere un'ottimizzazione dei consumi, del tipo come ottimizzare i propri consumi mandando in stand-by uno dei gruppi caffè che ci sono nelle nostre macchine. Questo è uno degli esempi che ci possono essere. Quindi il tema è come gestire al meglio le informazioni che possono essere tratte dall'utilizzo delle nostre macchine per migliorare il business dei nostri clienti e l'efficienza. Quindi anche un controllo dell'assistenza tecnica da andare a realizzare con un controllo remoto? Controllo remoto dell'assistenza tecnica e per le macchine super automatiche anche un intervento, quindi non solo un controllo in lettura, ma anche un intervento con determinate azioni che possono essere fatte da remoto. Enrico, voi siete estremamente capillari sul territorio, direi in tutto il mondo. Tuttavia c'è sempre, io dico, la maglia che si smaglia, per cui c'è il barista, il proprietario del bar o l'appassionato che desidera entrare in contatto con voi ma non sa come fare. C'è un indirizzo di posta elettronica prioritario a cui scrivere per potervi contattare? Nel nostro sito internet di gruppo e nel sito internet di qualsiasi dei nostri quattro marchi, che ricordo sono la Cimbali, Faema, Casadio e Slayer, ci sono tutti i contatti per essere approcciati nel più breve tempo possibile in caso di qualsiasi tipo di informazione richiesta. Bene, allora in bocca al lupo per il nuovo incarico e noi continuiamo con altre interviste in questo Host 2021 che è davvero la fiera della ripartenza. Assolutamente, grazie a voi, buon lavoro a tutti e ripartiamo.